Ciao! Benvenuto in questo nuovo video post dedicato ancora al concetto di vuoto. Proviamo a vedere il vuoto nella prospettiva del pieno, cioè questo vuoto non è carico di quello che noi intendiamo il nulla, ma è carico del tutto. Che cosa si può intendere da questo punto di vista? Per vedere questa prospettiva abbiamo necessità di approfondire un altro discorso, che è quello relativo al silenzio. Quando facciamo silenzio in noi, quando tacciamo a noi stessi, ci poniamo in ascolto di quelle che sono le informazioni intuitive che vengono appunto dal nostro essere profondo. Quelle informazioni servono alla nostra crescita evolutiva e servono anche per metterci in connessione con tutte le parti di sé che si proiettano nella realtà virtuale, ossia ci mettono in empatia con altre persone con le quali noi ci andiamo a rapportare giorno per giorno. Questo carico informativo è molto importante perché così la nostra parte interiore, la parte più profonda, quella reale, quella che non appartiene alla realtà virtuale, riesce ad integrarsi all'interno di questa realtà e a cogliere l'esperienza e la fattualità di questa realtà. Ritornando al silenzio, da questa prospettiva, quando noi tacciamo noi stessi e ci poniamo in un ascolto senza attrito, in un ascolto senza opporre resistenza, in un'osservazione continua del nostro interlocutore, della nostra realtà virtuale, noi ci troviamo appunto in questa situazione empatica e quando operiamo la trasmissione di questi segnali informativi che provengono dall'essere profondo, noi ci sentiamo pieni perché stiamo realizzando ciò che la nostra realtà reale vuole si realizzi attraverso chiaramente un atto di volontà e azione all'interno di questa realtà virtuale. Cos'è che ci impedisce di metterci nel silenzio? Il silenzio è assenza di rumore. Quindi che cos'è il rumore? Che cos'è l'interferenza che ci distoglie dall'ascolto interiore e dal far fluire queste informazioni? Proviamo ad analizzare che cosa sono queste due parole, la parola rumore e la parola interferenza. Il rumore è un segnale che proviene da una qualsiasi fonte della realtà virtuale che non fa altro che modificare l'informazione che proviene dal nostro essere profondo, la confonde, la disturba, perché si sovrappone al segnale di trasmissione che proviene dal nostro essere profondo e quindi impedisce alla nostra mente di interpretare quelli che sono i segnali che provengono dalla nostra interiorità. Quindi la mente si lascia confondere, si lascia disturbare e questo disturbo, questo rumore, che non è altro che un segnale random, casuale, che gli scorre continuamente, che ci scorre continuamente nella stessa, questo segnale casuale è un segnale che dà una forma diversa a quella che è l'informazione del nostro essere profondo, perché si sovrappone ad essa e quindi è difficile, poi diventa difficile attraverso questo filtro decriptare quelle che sono le informazioni che arrivano attraverso il simbolo, attraverso una serie di sensazioni che ci provengono dall'essere profondo. Funge quindi da disturbo. Che cos'è invece l'interferenza? Mentre il rumore non è carico di informazione, ma è solo un segnale random disturbante, l'interferenza che ci proviene dal mondo virtuale è un'altra informazione. Ora, è un'informazione che si sovrappone all'informazione precedente, la disturba, ne altera la forma, otteniamo lo stesso risultato precedente, però può anche sostituirsi ad essa, perché è una vera e propria informazione interferente.
Allora andiamo ad analizzare meglio che cosa è un'interferenza, perché a questo punto dobbiamo cercare, per poter entrare in connessione con noi stessi e avere un segnale puro, pulito dalle interferenze e dai rumori, dobbiamo capire profondamente da dove vengono queste interferenze e da dove vengono questi rumori. Analizziamo il concetto di interferenza. Quando abbiamo un'interferenza? Quando, mentre noi stiamo pensando, ci stiamo mettendo in connessione con la nostra interiorità, cercando di fare, silenzio al nostro interno, arriva questa informazione. Questa informazione non proviene dal nostro essere profondo, proviene dal mondo virtuale e cambia l'informazione dell'essere profondo in funzione però esclusivamente del mondo virtuale. Ossia, a questo punto noi possiamo semplicemente dire che tutti i segnali che provengono dal mondo virtuale potenzialmente sono interferenze, ma diventano tali soltanto quando noi non le vogliamo, quando non sono desiderate. Questo significa che tutte le informazioni virtuali sono potenzialmente integrative all'interno del nostro essere profondo, ma potenzialmente sono anche interferenti con il segnale in arrivo dal nostro essere profondo. Quindi, quello che noi dobbiamo potenziare per poter ridurre questa interferenza è la nostra volontà. La volontà è un atto di discernimento di quella che è l'informazione utile in quel momento evolutiva e di quella che in quel momento, qui ed ora, non è utile. Per quanto riguarda il rumore, poiché proviene dalla realtà virtuale, è soggetta alle leggi della realtà virtuale e quindi fa parte della dualità. Proviamo a vedere il rumore nella prospettiva negativa. Ci impedisce il rumore di ascoltare noi stessi e quindi questo rumore funge da filtro così efficace che ci scherma dal segnale in arrivo dal nostro essere profondo. Che cosa succede però se vediamo il rumore in un'altra prospettiva? Il rumore ci fa capire, nella prospettiva, diciamo, positiva, della valutazione positiva del rumore, che esiste qualcosa nella realtà virtuale di frammentato che noi non riusciamo ad integrare nella nostra individualità. Quindi il rumore ci fa capire, è un segnale che c'è effettivamente un problema di trasmissione. Ora, ritornando al concetto di vuoto e al concetto fondamentale di silenzio interiore, da questa prospettiva, questa pienezza è verificabile a tutti i livelli. Il vuoto in realtà è anche un pieno, il silenzio è un vuoto ed un pieno. Cioè, è tutte e due le cose, bisogna vedere l'angolazione da cui si vede, perché bisogna valutare attraverso la propria atto, attraverso il proprio atto di volontà il discernimento, cioè la capacità di capire l'utilità dell'informazione che noi stiamo ricevendo. L'informazione è utile sia che provenga dal nostro essere profondo, sia che provenga dalla realtà virtuale, perché noi stiamo parlando in questi post di coscienza integrata, cioè di capacità dell'essere profondo di comunicare attraverso la sua proiezione, con le sue parti di sé divise e di comprenderle all'interno di sé. Per fare questa operazione è necessario l'atto di volontà, l'unico sistema attraverso il quale noi decidiamo di eliminare un'interferenza o di convertirla in qualcosa di utile per la nostra evoluzione, in cui noi decidiamo di individuare il rumore e di convertirlo in qualcosa di utile per la nostra integrazione esistenziale. Da questo punto di vista abbiamo un gran da fare in questa realtà virtuale, per cui non ci possiamo perdere dietro la proiezione stessa e perderci quello che veramente siamo venuti a fare in questo mondo, ossia conoscere noi stessi. Il vuoto e pieno sono praticamente la stessa identica cosa. Ciao, al prossimo post. Ciao, ciao.